Bufala Fest continua, ci troviamo in compagnia di Antonio Arfè, chef e consigliere dell'Associazione Nazionale Cuochi Italiani. Antonio, benvenuto dinanzi alle telecamere di HorecaTV.it. Grazie. Qual è la tua funzione all'interno di questa manifestazione? Bene, io sono il responsabile e l'organizzatore di un format che abbiamo preparato già da settembre per dare un valore aggiunto a quello che è l'evento Bufala Fest. Abbiamo preparato dei contest, abbiamo preparato delle competizioni, le competizioni di cucina, competizione di pasticceria, competizione di pizzeria e competizioni di chef grigliardin, ossia gli chef che lavorano nei pub. Il tuo lavoro è certamente piuttosto impegnativo, soprattutto in questa occasione. Quanto hai impiegato per riuscire ad andare a organizzare tutto in modo così certosino? E diciamo che praticamente lavoravo per il contest dopo il lavoro, quindi iniziavo a lavorare per il contest dalle 17-18 del pomeriggio fino alle 23-24, anche perché è stato difficile organizzare una giuria, scegliere le ricette per la partecipazione al contest, perché ne sono arrivate tantissime, tutte belle, ma principalmente tutti di cuochi, di chef giovani, e questa è una cosa che mi fa molto piacere. Alle nostre spalle, ormai alle tue spalle direi, c'è proprio, esatto, c'è casa tua, esatto, quella che è stata casa tua negli ultimi 9 giorni. Allestirla, beh, è stato anche un po' un divertimento, ma parteciparvi? E a me è un lavoro che piace moltissimo, sì, io adoro il lavoro di team, in team, e quindi ho avuto veramente dei collaboratori molto ma molto partecipi, e veramente hanno preso la questione col cuore, addirittura hanno abbandonato matrimoni, hanno abbandonato ricevimenti per poter darmi una mano. Antonio, da quanti anni fai questo lavoro? Io dico lavoro, ma in realtà è un mestiere. Sono appena 40. E se dovessi dare un suggerimento, un consiglio a una nuova leva che desidera diventare cuoco e poi ancora chef, da dove partiresti? Dall'umiltà, dalla stagionalità e dalla territorialità. Perché il territorio è particolarmente importante, si dice in gergo, parti sempre da casa tua. Sì. Presentare un piatto significa presentare una propria storia, presentare il proprio territorio, e noi in Campania ne abbiamo di presentazione, abbiamo tutto, abbiamo dall'olio, abbiamo i prodotti ortofrutticoli, abbiamo vini, abbiamo frutta, formaggi, latticini, carne, e parlando appunto della carne, in questo progetto ho cercato anche di valorizzare la carne di annutolo. L'annutolo sarebbe il cucciolo della bufala, in effetti è la stessa manzo e vitello, praticamente il vitello che è il figlio del manzo, e così anche l'annutolo con la bufala. E fino a poco tempo fa questo annutolo veniva soppresso, perché essendo maschio non produceva latte, quindi era un costo aggiunto per gli allevatori sfamarlo. E invece adesso abbiamo scoperto che le sue carni sono particolari, sono carne iperproteiche, hanno basso contenuto di colesterolo e hanno poco grasso di infiltrazione e solo grasso di copertura quindi facilmente asportabile. Ma la cosa che più ci lascia stupiti è che in effetti è una carne ricca di zinco, ricca di fosforo e ricca di vitamina del complesso B. Ed è indicata in special modo per le donne incinte, per gli sportivi, per i bambini e per gli anziani. Quanta professionalità, quanta tecnica e quanta preparazione negli ultimi 3 minuti. Antonio, grazie, grazie per la disponibilità. Intanto saluta gli amici di HorecaTV.it. Saluto tutti e vi ringrazio di essere qui con noi questa sera.
Avrete maggiori informazioni rispetto ad Antonio Orfei, è un nuovo progetto che sta andando a introdurre sul mercato attraverso orecanews.it, il quotidiano nazionale dedicato all'informazione dell'oreca. Antonio, grazie. Grazie a te, buona serata e buona permanenza al Buffalo Fest. Sì, perché noi continuiamo, non andate via.